Baxo e Fedro. Sfogatoio. Solo su Radio Peter Pan. Ma secondo te, in questo periodo natalizio, i camionari vanno o non vanno? Assolutamente sì, devono fare le ultime consegne. Quelli dei panettoni. Beh, panettoni, anche qualsiasi tipo di... Cioè, gli assorbenti si consegnano in questo periodo? Certo, e se uno arriva... Eh sì, perché poi a fine mese, a Natale... Tu sei sicuro, Poi il rosso sta bene a Natale. I pomodori si consegnano in questo periodo? Ma certo, sì, se vuoi fare il passato di pomodoro a Natale, scusa... Vabbè, quindi anche cibi al secco va. Esatto, vanno sempre, fino alla vigilia, secondo me. E allora, quindi, sentiamo se il secco è riuscito a consegnare il suo carico di trippa o di triglie che consegnavi oggi. Non ricordo. Buongiorno, sono Martina. Brecco, brecco, Martina, so CBR secco, me copi? Sì, buongiorno. Sì, K, mi serviva l'indirizzo, la cartolina con l'indirizzo. Non ho capito nulla, lei intanto chi è? So CBR secco. CB? Er secco. Per che cosa? Non ti piace? Er nome del baracchino? No, le sento malissimo. Sì, sto sul bara pesante, gringhella. Mi dica. Sì, avevo bisogno della cartolina con l'indirizzo, pari va. Ma lei deve venire qui. Roger. Ma deve venire qui per che cosa? Fa la consegna, gringhella. Permetta un attimo. Pronto? Brecco. Sì, buongiorno. Sì, è un'altra lei? È un'altra per te, un'altra gringhella? Sì, mi dica. Sì, K, se mi invii la cartolina con l'indirizzo. Di cosa? Di cosa? Devo fare la consegna. Ma la consegna di cosa? C'ho delle triglie io da consegnare. Ma sono qua a zoccola di tua sorella, no. Mi scusi che qua mi stanno a suonare, che mi sono fermato dalla parte, capito? Sì, ma lei dov'è adesso in questo momento? Io direzione Grande Laguna. Cosa? Direzione Grande Laguna, gringhella. Ma mi scusi, ma lei deve consegnare dove? Lì da voi mi serve la cartolina. Povera Balbetta. Aspetti un secondo, aspetta. Oh, gringhella, non mi passa un altro, che sto sulla strada io. Sì, ma aspetti un secondo. Secondo me lei ha sbagliato il numero. Noi siamo la Fire. Ma che cacchio dei sonerelli? Ma scusi, Brecco, mi copi? La sento. Sì. Io siamo in provincia di Vicenza. Io non so dove lei deve consegnare. K, gringhella, da voi. Sì. Pronto? Sì, ma lei fai. Roger. Alla ditta Roger. No, Roger, K. Cioè, vuol dire va bene. Ah, mi dire va bene. Ah, ok. È il linguaggio dei camionari, gringhella. Ah, ho capito. Ma io non è che io sia esperta nel linguaggio dei... De che? Di camionare. Scappa. Ok. Quindi? Sta cartolina? Ma la cartolina di cosa? Oh, che mo scendo e ti rompo il culo, a stronzo! Scusi, K, mi copi? Lo sento, ma mi può dire dov'è adesso? Guardi, non lo so, direzione Grande Laguna, so. Ma come in direzione Grande Laguna? Sì. Lei sarà... Sarà Venezia? Se io arrivo direzione 06, sono arrivato in Grande Laguna, gringhella. Perfetto, per cui non c'entriamo niente. Noi. Come non c'entriamo niente? A cosa? Mi invii sta cartolina o no? Che qua me sono l'immortato, a che fesonate? Guardi. Scusi, noi... tutto il giorno sul bara pesante, gringhella, è una tragedia, Sì, ma guardi che noi... Che lei ha sbagliato il numero, noi siamo in provincia di Vicenza. Perfetto. Non c'entriamo niente con Venezia. Che c'entra? Sto su autostrada, cosa? Io devo arrivare da voi, no? Se lei arriva su adesso non trova più nessuno. E quindi? E quindi niente, nel senso che ormai mi sono già andati via. E che faccio io? Senti, che devi fare te stasera? Sei libera? Io? No. Sei sicura? Andiamo in 144? Sì, sicuro. Passiamo una serata? Sì. No, l'unica roba è io comunque non c'è nessuno che scarica adesso, Vabbè, famo così, io passo lì da voi, gringhella, te pio, famo un giretto, ricarichiamo la batteria e poi 144. Va bene. Va bene? Va bene. K. Sei infilato in un guaio lei, Mamma, non si è resa conto, povera. È durata più del solito sta telefonata, Grande. Lei era lunga a spiegarsi.